con Mister Torrente, vigilia della gara con la Ferrari Salò. Mister, come di consueto, parliamo un po' un attimo della gara di domani e presentaci un po' l'avversario. È un avversario di qualità, un avversario che negli anni cercano sempre di migliorarsi, una squadra che ha un ottimo palleggio, una squadra che ha giocatori esperti, giocatori importanti, quindi l'ennesima partita difficile, ma andiamo lì per giocarcela come abbiamo sempre fatto fino adesso. Con chiunque. Ferranti arriva da una brutta sconfitta esterna, temi un po' la loro voglia di rivincita? Sì, la voglia di rivincita, anche perché, come ho detto prima, è una squadra che ha qualità, giocatori di esperienza, giocatori molto fisici, giocatori bravi negli inserimenti. È una squadra che è stata costruita per fare un campionato importante. Sono 5 i punti di differenza tra le due squadre, mister. L'occasione, con un pizzico di ambizione, potremmo dire l'occasione per provare anche ad accorciare ulteriormente le distanze dalla zona playoff. Ma io dico che è l'occasione per chiudere il discorso salvezza, quindi una vittoria con la Ferrari vorrebbe dire chiudere il discorso salvezza, quindi questo deve essere l'obiettivo, poi vediamo nel nostro percorso. Temi il fatto che la vittoria del derby possa avere un pochino svuotato le energie psicofisiche dei ragazzi, come li hai visti in questi due giorni? Sicuramente sì, ma dà anche tanto entusiasmo, tante motivazioni dopo aver fatto una vittoria così importante con una squadra di blasone in un derby. Quindi io spero invece di un entusiasmo e voglia sempre di migliorarsi e di cercare sempre l'obiettivo massimo. Questa deve essere la nostra mentalità. A mente fredda, mister, che sensazioni ti ha lasciato l'aver vinto un derby dopo 73 anni? Ah, grande soddisfazione, sono contento per la città, per i tifosi, per la società, per i ragazzi, quindi grande soddisfazione. Poi so che vuol dire vincere un derby, qualcosa che ti rimane anche nella storia del Gubbio dopo 73 anni, quindi poi l'abbiamo fatto giocando molto bene, quindi la soddisfazione è doppia. 7 risultati utili consecutivi, 3 vittorie nelle ultime 3 gare. È il momento migliore del tuo Gubbio? Sì, è il momento migliore, lo dicono i numeri, lo dicono le prestazioni, ma anche prima nel nostro percorso, all'inizio abbiamo fatto le prestazioni, ma non sono arrivati i risultati. Adesso ci sono prestazione e risultato, la squadra è cresciuta, la squadra è più matura rispetto all'inizio, anche perché all'inizio le difficoltà erano che numericamente eravamo pochi, e quindi adesso c'è anche grande qualità negli allenamenti, e poi ho a disposizione 22 ragazzi che possono giocare chiunque di loro. Certo, mister, parliamo un attimo dei convocati. Un po' Sì. a sorpresa, torna tra i disponibili Juanito Gomez e restano fuori quindi soltanto Cucchietti e Migliorelli. Sì, Guanito gli ultimi allenamenti ha fatti a parte, non ha giocato ancora con la squadra, però ce l'ho a disposizione, faremo le valutazioni poi domani. Passiamo un Se attimo. farlo partire dall'inizio a gara in corsa. Passiamo alle domande dei giornalisti. Mister Euro Grilli, Corriere dell'Umbria, Gazzetta dello Sport, ti chiede: tu hai detto che la quota salvezza è a 44 punti e la quota playoff? Quota playoff secondo me è alta, penso, come penso del discorso di salvezza, dico 44, poi non ho la certezza, e questo vale anche per
discorso playoff, io credo 52-53, quindi penso può essere questa. Certo. Sempre Eurogrilli ti chiede, ci sarà domani un turnover importante o un turnover soft? Valuteremo domani, anche per capire se qualcuno di quelli che ha giocato in queste due partite è più stanco oppure no, oppure invece l'entusiasmo è il grande momento che stiamo vivendo come risultato e prestazioni, invece da energie sia fisiche che mentale per fare anche la terza partita, che è quella comunque più difficile sotto questi due aspetti. Ci sono per chiudere due domande di Giacomo Branco di TRG che ti chiede ottima capacità di palleggio per uscire dalla pressione avversaria, una conseguenza della fiducia acquisita dalla squadra partita dopo partita? Io credo proprio di sì, la fiducia di giocare quando c'è la possibilità, quindi alterniamo sempre le cose, i ragazzi l'hanno fatto bene, siamo usciti bene dalla loro pressione, dal loro pressing ultraoffensivo, abbiamo sbagliato sul gol, l'uscita, però credo che siano stati bravi anche gli attaccanti del Perugia in quell'occasione. Chiudiamo sempre con Giacomo Branco che gli chiede la Ferrari ha tanti giocatori offensivi di talento, ma in area il più pericoloso è Scarzella con una mezzala che ha grande forza e tempi di inserimento. Come pensi di limitarlo? Sì, Scarsella è un giocatore che si conosce molto bravo negli inserimenti, ma come Morosini, come poi c'hanno Guerra, c'hanno Miracoli, quindi hanno un attacco veramente importante per la categoria. Sì, bisogna stare attenti ai suoi inserimenti, quindi nella marcatura individuale quando si inserisce in area.